L'incontro con Stefano Onofri e Fabrizio Pucci è moderato da me, Antonella Valitutti, dell'Officina Teatrale, e questa sera avremo modo di poter interagire con due grandi doppiatori. Passo subito alle presentazioni, in modo che, anche se non ne hanno bisogno, almeno per quanto riguarda me, però vorrei giusto dirvi due cose. Fabrizio Pucci, Hugh Grant, Russell Crowe, William Dafoe, David Byrne nella This Must Be Place, Kenneth Branagh, il mio adorato Kenneth Branagh, voce di Hugh Jackman, voce dei capitoli di Kill Bill, e per molti di voi, per cui siete qui, è Thorin, Scudo di Quercia. E Fabrizio, dunque, non è soltanto un doppiatore, è un attore, è un dialoghista, è un direttore di doppiaggio e poco fa parlavamo del teatro perché ha cominciato così. E dunque, per quanto riguarda Stefano, Stefano è Lupin III, Spider-Man seconda edizione, Gigi la Trottola, soprattutto è nel film di Benigni, è stato Arlecchino nel Pinocchio di Benigni. Attore della compagnia dello Stabile del Piccolo Teatro di Milano, attore, doppiatore, regista e cantautore. E ho fatto le mie presentazioni che per me erano, vabbè, doverose. Ora, perché siamo qui, Roberta? Allora, questa più che una conferenza, potremmo chiamarlo dibattito, perché abbiamo intenzione di porre delle domande noi ai cari doppiatori, ma ovviamente se ci sono delle curiosità e delle domande ci aspettiamo appunto che le facciate anche voi. Basta alzare la mano durante il corso del dibattito e noi vi daremo parola. Dunque, io gliel'ho anticipato poco fa, io sono una che rompe un po' le scatole, non mi piacciono gli incontri, quelli in cui si dice ciò che si può leggere anche sui giornali. Io vorrei proprio parlare con loro, capire cosa loro ne pensano. Vi darò un po' fastidio. Vi leggo una frase, voi lo sapete, io il doppiaggio l'ho fatto, lo faccio poche volte purtroppo, non con l'intensità che vorrei, con il tempo purtroppo che devo dedicare, no, purtroppo pur bene, ho voluto dedicare ad un altro progetto, però questa cosa degli ultimi mesi mi ha dato molto fastidio. Non ho parlato, non ho detto nulla, però vorrei sentire voi che cosa ne dite. Signor Muccino dice. Eccolo, lo sapete. Vedere un film doppiato è come spararsi in bocca perché mesi di lavoro del regista vengono annientati. Ho visto migliaia di film nella mia vita. Molti film doppiati in italiano li ho rivisti a distanza di molto tempo in inglese. L'esperienza è stata incomparabile. Allora, io prima di passare la voce e il microfono a voi, vorrei dire soltanto una cosa. Io, permettetemi il termine, godo nel sentire Gabriele Lavia che recita V per Vendetta, godo nel sentire Giancarlo Giannini che recita Satana nell'Avvocato del Diavolo. E adesso voce a chi questo lavoro lo fa dalla mattina alla notte e il giorno dopo pure. Ecco voi. Io mi permetto di prendere la parola subito perché in questa polemica con Muccino ci sono entrato e con tutte le scarpe. E, tra l'altro sono forse il primo o il secondo che è stato bannato da Muccino sul suo profilo Facebook, perché abbiamo cominciato a confrontarci su queste affermazioni estremamente sgradevoli, secondo me, e anche di una banalità e di un qualunquismo becero che da un uomo di cultura non mi aspetto. Ma non perché fondamentalmente io sia in totale disaccordo con Muccino, voglio dire, è chiaro che vedere un film in lingua originale, avendo gli strumenti culturali per farlo, è sicuramente meglio che sentirlo doppiato, perché è ovvio che un tradimento in qualche modo, comunque, nel doppiaggio c'è. È inutile dirsi che non è così, è vero, perché la voce
dell'attore in originale, qualche volta succede, ma qualche volta non è esattamente uguale a quella del doppiatore. Comunque l'italiano non è l'inglese, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, che è sacrosanto, è vero anche che il doppiaggio è un grossissimo strumento culturale, perché permette di fruire a chi questi strumenti straordinari, perché attenzione, perché vedere un film in originale leggendo i sottotitoli, se uno non conosce la lingua del film come l'Ave Maria, vuol dire che si becca un riassuntino scritto male. Quindi il doppiaggio permette di fruire a tutti di cinematografie non italiane e diffonde uno strumento, diffonde una cosa meravigliosa come il cinema, come la televisione anche in certi versi. Quindi parlarne male è una cazzata, passatemi il termine. Dire, come lui ha affermato a un certo punto, che gli italiani sono ignoranti, non sanno le lingue perché vedono i film doppiati, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, è una bestialità assurda. Secondo questo discorso, allora gli olandesi dovrebbero conoscere tutte le lingue del mondo, perché loro tradizionalmente, da sempre, vedono i film sottotitolati di tutte le nazionalità, quindi indiani, svedesi, cinesi, indostani, che ne so. E invece conoscono solo l'inglese, ma conoscono solo l'inglese per un motivo molto semplice, che loro lo studiano da quando fanno le elementari, è la loro seconda lingua, punto. Altre popolazioni non hanno questa conoscenza dell'inglese. Se io vado in Francia e parlo in inglese, un po' perché sono stronzi, un po' perché non lo sanno sul serio, ma non ti risponde nessuno in inglese, e loro fino a qualche anno fa vedevano i film in originale. Oggi non è più così. Oggi come oggi i film vengono doppiati in tutto il mondo, in tutto il mondo. Mentre io finivo il doppiaggio di Noah su a Cinecittà, e si faceva il mix del film in altre 200 lingue, 200 lingue doppiato. Oggi il doppiaggio si fa dappertutto. È chiaro che se uno conosce la lingua perfettamente è meglio vederlo originale. Ma siccome non si può conoscere tutte le lingue del mondo, io credo che sia una, un buon punto di arrivo vederlo doppiato. Del resto, leggiamo i libri tradotti, e non è che questo ci rende degli ignoranti perché non conosciamo Shakespeare in lingua originale. Tolstoi, grazie, che è meglio, cioè, se lo leggo in cirillico sicuramente, ma bisogna sapere. Insomma, quindi è nata una terribile diatriba tra me e Muccino, ci siamo signorilmente insultati, lui mi ha bannato dal suo Facebook e due giorni dopo mi ha chiamato la casa di produzione per chiedermi se volevo doppiare Russell Crowe nel film di Muccino. Io ovviamente gli ho detto no, grazie, non credo proprio che io metterò anche una sola sillaba in questo film del signor Muccino. Io ho letto di questa vicenda e diciamo ne sono stato spettatore. Ovviamente sono totalmente in accordo con Fabrizio, anche perché sicuramente è vero che vedere un film in lingua originale è meglio, ma mi sembra una cosa talmente cretina anche dirlo. Sì. Perché, voglio dire, è chiaro che se senti un attore che parla con la sua voce è meglio che sentirlo con la voce di qualcun altro, ma cioè, non sta né in cielo né in terra. Ma se io non parlo l'inglese, o se non parlo il francese, o se non parlo l'olandese, come posso fruire di un film in lingua originale? È praticamente impossibile. Oltretutto noi in Italia siamo totalmente disabituati ai sottotitoli.
Oltretutto i sottotitoli spesso, come diceva Fabrizio, non sono fatti bene, no? Perché se conosci la lingua e leggi i sottotitoli dici ma che cavolo hanno tradotto? Cioè a me spesso capita, spesso capita. Quindi oltretutto mentre leggi ti perdi qualcosa, siccome un film è fatto anche di fotografia, di immagine, cioè nel momento in cui leggi, non so se è capitato anche a voi, io mi sono perso delle cose. Quindi il doppiaggio, se è fatto bene, a volte a dei film brutti aggiunge anche qualcosa, diciamo la verità. Dei film brutti li ha anche salvati in Italia. Ovviamente se è fatto male, il doppiaggio come qualunque cosa fatta male, leva. Ma insomma quello fatto bene si spera che insomma i film soprattutto di circuito, a cui viene dedicata una cura, insomma in genere abbiamo dei doppiatori straordinari, cioè io mi sottraggo da tutto, però voglio dire, ne ho a fianco uno grandissimo e quindi veramente in Italia abbiamo dei professionisti tali da poter rendere un film comunque magari non come lo ricetto. Se senti parlare Meryl Streep in originale, forse sarà straordinaria sicuramente, ma non è che è mai stata doppiata male, no? Diciamo la verità. Ecco. Quindi, insomma, il signor Muccino credo proprio che, non so perché si è svegliato una mattina con questa idea, chissà perché. Una bomba. Comunque, questo è quello che penso io. Roberta Romano vuole fare una domanda da giovane studentessa di giornalismo, oltre che allieva, attrice e probabilmente speriamo anche doppiatrice. Allora, partendo dal termine che ha usato Fabrizio, tradimento, io volevo ricollegarmi a un'affermazione di Chiara Colizzi, che è un'altra bravissima doppiatrice italiana, che ha detto: ogni doppiatore è consapevole che nel bene o nel male sta compiendo un tradimento. Allora volevo sapere, recitare vuol dire interpretare un ruolo, mentre ecco, doppiare vuol dire prestare la propria voce ad un volto. Vi è mai capitato di doppiare una scena e pensare, caspita, però questa scena mi sarebbe tanto piaciuto, ecco, interpretarla, essere lì? E quali sono poi le differenze sostanziali che ci sono tra il mondo del teatro, del cinema, il mondo della recitazione quindi e quello del doppiaggio? Allora, partiamo dall'inizio. Allora, quando io ho parlato di tradimento, è vero che è un tradimento, ma nel senso che la voce e probabilmente certi suoni non sono gli stessi, ma per il semplice fatto che in altre lingue si usano delle poggiature diverse, dei suoni differenti. Non sono d'accordo con Chiara quando si parla di tradimento tout court, perché un buon doppiaggio è quello più aderente possibile all'originale. Un doppiatore interpreta sicuramente, ma interpreta sulla falsa riga di quello che è già stato fatto. Il mio ex suocero, che sicuramente conoscete, che si chiamava Renato Izzo, che credo sia stato il più grande direttore di doppiaggio per me, e mi diceva sempre: Fabrizio, il film è lì, lo hanno già fatto, non lo dobbiamo rifare noi. Ed è vero. Il film è lì, è già stato fatto, è già stato recitato, quindi io faccio come doppiatore il lavoro migliore se riproduco il più fedelmente possibile quello che è stato già fatto. Chiaramente non posso prendere le intonazioni americane, che sono strane rispetto alle nostre. Noi abbiamo un altro modo di poggiare le battute, però dobbiamo aderire a quello che hanno già fatto. Quindi il tradimento c'è nel momento in cui uno va sopra all'attore, fa qualcosa di diverso di quello che ha fatto l'attore. Io credo che il miglior doppiatore possibile sia quello che aderisce. E questo per la prima parte del
poi mi avevi chiesto la cosa differenza. C'è differenza. La differenza è questa, fondamentalmente è questa, cioè come attore teatrale, cinematografico, televisivo, eccetera, io interpreto secondo il mio personalissimo modo di vedere la battuta, la mia sensibilità e la mia vocalità, e quello che mi chiede il regista. Nel doppiaggio devo fare quello che ha fatto l'attore che sto doppiando. Punto. Allora, io volevo dire una cosa, un'esperienza personale. Ho doppiato un personaggio incredibile, un attore che si chiama, nonché regista, John Cameron Mitchell, che è un cantante e ha fatto un rock musical che si chiamava Hedwig, la diva con qualcosa in più. In realtà lui interpretava questo cantante rock che praticamente a un certo punto della sua vita decide di cambiare sesso. La cosa fu difficilissima perché io feci il provino e bisognava trovare la voce appunto che non tradisse il lavoro che aveva fatto lui in originale. Oltretutto c'erano anche le canzoni, quindi il direttore, che era Marco Mete, si pose anche il problema di chiedermi: ma tu canteresti anche le canzoni? Ovviamente mi sarebbe piaciuto, ma c'era lui che le cantava talmente bene, non capivo perché avrei dovuto farlo io. Però comunque fu una sfida grossa, perché bisognava trovare una voce che potesse andar bene sia per un uomo che per una donna. C'era un personaggio che recitava sul filo di un rasoio. Oltretutto era un rock musical molto dissacrante, la diva con qualcosa in più, nel senso era il fatto che lui praticamente è nato a Berlino Est per amore di un militare americano che lo incontra nel muro di Berlino Est, ancora c'era il muro, decide di cambiare sesso, solo che viene operato male e gli rimangono due centimetri di roba, e sono i famosi due centimetri incazzati che poi hanno formato il gruppo musicale di cui lui è il capo. E insomma è tutta una storia molto particolare, e devo dire che la più grossa soddisfazione della mia vita è stata questa, che siccome era stato presentato a un festival a Torino, mi pare, qui in Italia, e John Cameron Mitchell venne a vedere l'edizione italiana e mi mandò a fare i complimenti, perché disse: ma questo, dice, è più giusto di me. E quindi, come dire, a volte può succedere il miracolo, no? Che magari una voce ci stia abbastanza bene. È chiaro che la voce propria è sempre la più giusta nel proprio fisico. Però non questo, sempre. No, però non sempre. Scolla anche da se stesso. E quindi questo era. La seconda domanda? La differenza tra, ecco, recitare e invece doppiare. Ah. Non so se forse mi ripeto, ma io lo dico spesso. Secondo me recitare e doppiare sono esattamente, è sempre recitare, cioè è solamente una branca del mondo della recitazione, il doppiaggio, ma noi facciamo esattamente il lavoro che fa un attore, non facciamo niente di più né di meno, però, né di meno. Diciamo che adattiamo la nostra recitazione ha una tecnica particolare, che è quella del doppiaggio. Ma io, e forse anche qui mi ripeto, sono veramente, ho provato delle emozioni anche doppiando, come le provo quando recito in radio, in televisione, in teatro, che dove forse lì se ne provano parecchie, però veramente non ci sono confini. È sempre il mondo della recitazione, quindi tutto qui. Grazie. Domanda più tecnica. Fabrizio, io ho avuto l'onore di essere diretta da te un paio di turni. Vorrei sapere da te, c'hai un film importante davanti a te, un cliente molto importante, come fai a scegliere le persone, gli attori? Come fai a decidere quanto tempo ci metti? Qual è il criterio per cui tu
prendi un doppiatore piuttosto che un altro per un personaggio importante? Allora, è chiaro che è un lavoro particolare quello della direzione, perché in qualche modo hai la responsabilità poi di quello che sarà il risultato del film in italiano. Però molto, molto perissequamente, io intanto sui grossi attori tendo sempre, comunque, a rispettare le scelte che sono state fatte in precedenza. Cioè, se c'ho Tom Cruise, non mi vado a inventare una voce, non vado a scegliere qualcun altro. Chiamo Roberto Chevalier, che l'ha sempre doppiato, perché è sempre un'operazione rischiosissima fare un cambio di voce che può risultare molto sgradevole al pubblico. E comunque, voglio dire, se un attore ha sempre doppiato un certo attore, ci sarà un motivo. E normalmente è perché A, il doppiatore è molto bravo, B, perché sta molto bene su quella voce, su quella faccia. Laddove non esiste una voce, chiamiamola tra virgolette, usuale per quell'attore, e io tendo a sentire intanto molto la voce originale, quindi cerco una voce che si accosti il più possibile a quella originale, perché oggi abbiamo degli strumenti che sono straordinari da questo punto di vista, perché possiamo sentire l'originale, l'inglese e l'italiano facendo un click sul telecomando, e molti lo fanno in questo momento, c'è molto interesse anche nell'ascoltare l'originale e il doppiato. Quindi io cerco di aderire il più possibile, se posso. E laddove invece non c'è questa possibilità per mille motivi, cerco di regolarmi sulla faccia, chiaramente. È ovvio che su un bel figaccione trentenne, trentacinquenne, col mascellone volitivo, bello e voluttuoso, non metterò la voce di, mi perdoni, Franco Mannella, che è uno straordinario doppiatore, ma è un carattere, ha una voce molto strana, molto gracchiante, molto graffiata, che sta molto bene su facce particolari. Mi rivolgerò a Luca Ward o a Maggio, non so, insomma, a voci più rotonde, più fascinose, più belle. Insomma, questa è più o meno la prassi. Grazie. C'è già qualche domanda tecnica da voler fare? Sì? Ecco, vorrei sapere com'è che funziona esattamente, cioè quando esce un film e c'è già l'idea che può essere doppiato, com'è che funziona esattamente? Cioè come parte? Cioè tu vuoi sapere da un punto di vista doppiato, commerciale? Sì. Esatto, sì. Allora, fai conto, l'Hobbit è un prodotto della Warner. La Warner ha un responsabile italiano, in questo caso si chiama Anna Laura Carano. Anna Laura Carano ha rapporti di stima con un certo numero di doppiatori e di direttori di doppiaggio, e ha una sua personale idea in genere su che tipo di film ogni direttore è più bravo a fare. Me per dire, mi dà spesso film drammatici, un po' intellettuali, un po' particolari, a Francesco Vaidano, che è il direttore dell'Hobbit, da film invece più fantasy, più legati a mondi diversi. Quindi sceglie il direttore, gli affida la direzione del film, dopodiché insieme al direttore si scelgono le voci più giuste per interpretare diversi ruoli. In genere il meccanismo è appunto, se c'è un attore che è sempre stato doppiato da X, si mette X. Non sempre succede, ma insomma in genere questo è il meccanismo.
Io invece ho una domanda per Stefano. Volevo sapere, secondo te, essere piccoli, tra virgolette, in questo settore, nel settore del doppiaggio, è un vantaggio? E invece essere dei grandi, essere riconosciuti da tutti, quanto può dar fastidio alcune volte e effettivamente quanto poi bisogna fare sempre i conti con il personaggio che si è andato ad interpretare? Ecco, prima si parlava magari del doppiatore di Russell Crowe, che è la voce di Russell Crowe da diverso tempo e magari viene riconosciuto appunto per essere quello. Cioè, vuoi dire piccoli nel senso giovani? Sì. Con poca esperienza nel settore. Allora, essere giovani è sicuramente una marcia in più, secondo me, oggi. Perché per fare questo lavoro oggi ci vuole una dedizione totale. Vedo ragazzi che girano per le sale, che fanno praticamente... Come si fa il Venerdì Santo nelle chiese, si fa la questua, insomma bisogna essere molto, avere molta energia, per cui oltre alla bravura, perché partiamo sempre dal talento e dalla bravura, bisogna avere la bravura, ma bisogna avere altrettanta bravura nel sapersi vendere, quindi l'energia giovanile è sicuramente paga da questo punto di vista. Per quanto riguarda essere un po' inquadrati nel settore, vale a dire un personaggio che tu hai fatto ti relega un pochino a fare sempre le stesse cose. Beh, nel caso credo no, Fabrizio è felice magari di avere doppiato degli attori che poi ogni volta che glielo propongono, poi come vedi glieli propongono sempre, quindi credo che sia una cosa comunque bella, no? Cioè tu doppi quell'attore e te lo propongono sempre. Ecco, io che sono un attore doppiatore un po' tra virgolette particolare, perché ho una voce particolare, più giovane della mia età, ho doppiato sempre ragazzi, o allora appunto nei cartoni animati ho trovato molto spazio perché ho una voce comunque che si adegua bene alle caratteristiche dei personaggi dei cartoni animati. Da certi punti di vista mi ha un po' limitato, ma da altri punti di vista mi ha sicuramente favorito. Ma questo è un po' quello che succede nella mia vita, no? Io sono così, sono fatto con queste caratteristiche, quindi le mie caratteristiche mi hanno favorito da una parte e penalizzato dall'altra. Però, insomma, tutto si può fare nella vita, quindi sia per i giovani che hanno talento e che hanno voglia di fare, hanno sicuramente tante spade a loro carico da poter usare. E la stessa cosa è per un grande, insomma, un grande, vanno da lui e gli propongono le cose. Lui dice questo sì, questo no, questo sì, questo no. Forse oggi magari un pochino meno di una volta, un pochino meno di una volta, ma insomma è sicuramente un vantaggio. Dunque, avete voi delle domande? Sì, certo. Oh, che bello, tre. Aspetta. È interattivo, no? Interagite, passatevi il microfono. Questo? Non è volendo. Sì, volendo. Sì, no, lungo. Questo è più lungo. Magari se ti avvicinate, meglio, grazie. Allora, io volevo chiedere, ci sono sicuramente diverse persone che vogliono fare i doppiatori e ogni doppiatore interpreta diversi ruoli. Questo non dà molto spazio a un cambio generazionale, è corretto? No, non è corretto perché inevitabilmente e purtroppo, aggiungo, invecchiamo tutti. E invece il mercato propone continuamente attori, nuovi visi, nuove facce, attori giovani. Quindi è esattamente come arrivano nuovi personaggi, nuovi attori, nuove facce, c'è bisogno di nuove voci, quindi no, assolutamente, anzi, è un mercato estremamente dinamico, quindi lo spazio c'è, il problema è che in qualche modo negli ultimi anni è passata un po' l'idea che fare il doppiaggio sia una roba semplice. E io, ecco, se c'è qualcuno tra voi che ha velleità di fare
il doppiatore, perché in qualche modo il doppiaggio sembra essere un approdo più semplice, toglietevelo dalla testa, non è così. Un doppiatore altro non è che un attore che ha fatto quindi l'accademia, le scuole, quelle normali che si fanno normalmente per cominciare a fare teatro, cinema, televisione, eccetera, che si è specializzato o fa anche una particolare branca di questo lavoro, che è il doppiaggio. Quindi vediamo per esempio Giannini. Giannini è uno straordinario attore di cinema, di televisione, di teatro, eccetera, ma è anche uno straordinario doppiatore. Pensare di poter fare come molti purtroppo propongono oggi, basta aprire i giornali e leggiamo di scuole di doppiaggio che in 6 mesi ti laureano doppiatore, a lei, vai! E sono delle truffe mortifere, perché tra l'altro costano delle cifre pazzesche, però hanno ingenerato l'idea che fare il doppiaggio sia qualcosa di semplice, basta che c'ho una bella voce, altra scemenza enorme, ogni voce è bella. Poi ci sono voci più rotonde, meno rotonde, più schiacciate, più graffiate, ma ogni voce ha una sua collocazione. Non vuol dire niente avere una bella voce, non serve a niente se non sai recitare. Però lo spazio c'è per chi ha voglia di lavorare. Grazie. Quello che dico io, lo spazio c'è, ma i requisiti che secondo me sono indispensabili sono una grande passione che ti porta avanti, che ti sorregge e che ti fa mandare giù anche tanti bocconi amari, perché esistono i bocconi amari, ne esistono tanti. Non è che è semplice, esattamente come ha detto Fabrizio, non è che tu arrivi lì e tutti aspettano che ti aprano le porte, ma te la devi conquistare coi denti. Io insegno in una delle scuole di doppiaggio, però voglio dire, laureo ma non in 6 mesi o in 3 mesi, lì abbiamo 3 livelli, è una scuola seria. Dove bocciamo, ma lo facciamo a ragion veduta. Sembra una cattiveria, io ogni volta che devo fare gli esami mi sento male, infatti gli dico sempre: vi prego, non mettetemi alle sessioni d'esame, perché io mi metto dalla parte dei ragazzi, no? E un esame nella vita è sempre una cosa traumatizzante, no? C'è sempre qualcuno che si deve far giudicare e qualcuno che giudica, è una cosa orribile, però la vita purtroppo è così, cioè, nel senso, qualcuno deve dirti tu sei adatto o no. È uno sporco lavoro. È uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. E quindi per esempio, noi insegnanti di questa scuola, che si chiama professione doppiaggio, me la dico così, insegnanti al primo livello ovviamente ci arriva un po' di tutto, perché è un primo livello, quindi non c'è un esame d'accesso. Sentiamo le motivazioni e tutto quanto, poi arrivano le persone più varie e ovviamente dopo un primo livello si capisce già chi magari è più motivato, magari ha anche dei problemi di dizione, di recitazione, però magari ha una motivazione forte e si vede durante appunto il percorso del primo livello che tipo di progressi ha fatto. Quindi in base a questo, perché non è solo l'esame che poi certifica il fatto tu puoi continuare a fare il secondo e il terzo, ovviamente ogni livello è sempre più difficile da superare. Quindi insomma non è facile, anche perché così se tu giri dopo esserti comunque diplomato, io dico fate delle scuole, sono care, costano, è vero. Anche perché le scuole di doppiaggio purtroppo hanno necessità di alcune cose tecniche, tipo la sala, il fonico, ci sono dei costi vivi, effettivi. Però chi ha la possibilità e vuole farlo, io dico fatela, perché quando ho iniziato io, neanche quando ha iniziato Fabrizio, non c'erano le scuole. Se io l'avessi fatta, tanti traumi che ho passato, forse magari la scuola mi avrebbe aiutato a superarli più facilmente. Perché io arrivavo lì proprio tabula rasa, cioè nel senso venivo dal teatro, però di doppiaggio non ne sapevo nulla. Ho seguito per 2 mesi e mezzo, ho seguito la lavorazione di uno sceneggiato all'epoca. E dopo 2 mesi che non ero riuscito neanche ad approdare al microfono, alla fine il direttore intenerito, io l'ho raccontato prima,
la dico perché poi faccio fare le tue risate, ha detto dobbiamo fare un anello di brusio, dice vi prego mi date una mano tutti quanti, dice anche lei signor Onofrio, a due mesi che stavo seduto lì in silenzio a guardare, dice mi dia una mano, mi dia una mano, ecco si mette in mezzo, facciamo una situazione di festa. Io mi sono messo lì, ho fatto come guardavo, come facevano gli altri, ho fatto io. Certo, dice benissimo, grazie. Dice adesso per favore mi fate un applauso a vuoto, così senza guardare la scena. Tutti ci siamo messi lì, abbiamo fatto un applauso e lui fece, ecco, dice questo applauso è per il signor Stefano Onofri che oggi ha debuttato nel mondo del doppiaggio. Insomma, ecco, questa è stata la mia scuola. Quindi per dire, i ragazzi se oggi hanno la possibilità di studiare, di mettere a posto la dizione. Perché se voi oggi andate in una sala, andate da Fabrizio Pucci a farvi sentire e parlate... Per arrivarci con... da Fabrizio Pucci. Arrivarci. Un anno per arrivare. Vabbè, se fate un po' di vasche, così magari poi ci arrivate. Insomma, è meglio che ci arriviate con la dizione a posto, con la recitazione giusta, perché sennò Fabrizio Pucci non potrà mai chiamarti. I tempi del doppiaggio sono rapidi. Bisogna essere subito bravi. Capito? Per cui non è cattiveria. Sono spietati, sono diventati spietati. Se io dico a un ragazzo, guarda, tu al secondo livello non sei giusto, non ce la fai, ripeti il primo. Lui magari si arrabbierà, ma poi mi dovrà ringraziare perché io gli ho fatto un buon servizio, perché non l'ho messo in condizione di andare da Fabrizio Pucci a dire ma dove hai studiato? Con Stefano Onofri? E dice ma allora proprio... Capito? Questo è, insomma... C'è un rituale però magico della sala, il silenzio, non appoggiarti al leggio, non portare nulla che faccia rumore, a me quella cosa, non lo so... Voi donne avete sempre orecchini rumorosissimi, braccialetti, collane, spoglia, tacchi, nulla, nulla. Sì, no, vabbè, sì. Che c'entra? Oggi potevo permettermelo, quando vado in sala, no, non lo io faccio. Sonaglini, no, niente sonagli, niente sonagli. Altra domanda? C'era qualcuno lì dietro che si era prenotato? No, io avevo solo una piccola curiosità, era il ginocchio. No! Vedi? Si toglie tutto e poi sono io. Io volevo... Vieni senza il ginocchio. Volevo soltanto togliermi una piccola curiosità. Visto che comunque nel mondo del doppiaggio, come avete detto, si cerca sempre insomma di produrre un risultato il quanto più simile possibile all'originale, invece quando si viene a creare una situazione del tipo doppiare in un dialetto, Lorenzo, siamo nel mondo diciamo fantasy e cartoni, facciamo l'esempio del commissario Winchester dei Simpson, no, non so, forse è newyorkese, se non sbaglio è stato accostato al napoletano, come insomma funziona il meccanismo del dialetto? Guarda, quello è un grosso problema, nel senso che chiaramente gli americani sono un pochettino più easy rispetto a noi, cioè loro se ne fregano abbastanza. Per cui se uno è di New York parla newyorkese, se un altro è di Los Angeles parla losangelese, se è di Boston parla il bostoniano. E loro non hanno problemi sul dialetto. E noi siamo un pochettino più rigidi da questo punto di vista. Ma anche per un problema evidente. Io diressi un film tanti anni fa e si chiamava Insaziabile, che era un bellissimo film, splendido, che però si era ambientato alla fine dell'Ottocento nel West, in un fortino militare che stava in mezzo ai monti, in una zona dove c'era questo mostro che si aggirava, che era un cannibale in realtà. Tra le note che avevo sul doppiaggio, che ti mandano dagli Stati Uniti, ti mandano tutte quante le notazioni sui vari personaggi. C'era un tenente, che era lì in questo fortino, nota bene, il tenente ha un forte accento della Virginia. Ora, io come accidenti lo riproduco, un accento della Virginia.
Allora, mi sono chiesto, Virginia sta nel sud, ma certo non lo posso far doppiare né in napoletano, né in barese, che ne so, cioè è folle. Posso cercare di ovviare a questo con una cadenza, con un ritmo, con un modo di dire la battuta, ma non lo posso connotare in questo modo. Sui Simpson il discorso è diverso, lì è stato anche geniale. Tonino Buonanima, mio grandissimo amico purtroppo scomparso l'anno scorso, che si è inventato un po' questa cosa, trattandosi di cartoni animati se ne è fregato giustamente della connotazione geografica, ha detto io quello lo faccio parlare in napoletano, quell'altro in veneziano, quell'altro, ed ha ottenuto un risultato che nei cartoni va benissimo. Quando si tratta di fare qualcos'altro è un problema grosso. Pensate soltanto, non so, appunto, l'Hobbit, dove qualcuno parla con l'accento napoletano e un altro parla. Non è credibile, non è possibile. Però se tu senti l'originale, loro, i loro accenti li mantengono. Per noi questo è impossibile, ma anche perché noi abbiamo una varietà maggiore rispetto a loro. Veramente le nostre sono quasi lingue diverse. Se tu senti un salentino e un bergamasco, sono due lingue differenti, ma sono proprio lingue incomprensibili, non e non si capiscono, cioè, quindi noi abbiamo una realtà anche regionale diversa. Si può ovviare a questa cosa un po' con, appunto, con una calata, una cadenza, e allora qualcosa riesci a ottenere. Fare quel lavoro lì è impossibile. Domanda. Allora, visto che di recente è venuto a mancare Renato Mori, un grande doppiatore, volevo sapere, quando succede che uno dei doppiatori di questo calibro viene a mancare, si cerca di trovare una voce magari simile alla precedente, o magari si prende in considerazione l'idea di rischiare una nuova voce, una nuova intonazione a un determinato personaggio? No, si cerca la voce più simile possibile. Sarò molto breve, anche perché è un... E poi, come altra domanda, volevo chiedere, magari un po' paradossale, però quando, magari voi che avete una voce affermata, caratteristica, quindi siete affibili, la vostra voce a un determinato personaggio, se vi è mai passata per la testa l'idea di voler avere un'altra voce magari simile perché siete stati attratti da un determinato personaggio, una determinata storia, e quindi avevate voglia di, avete desiderato di avere un'altra intonazione, un altro timbro? Grazie. Questo sarebbe fantastico, no? poter essere così multiformi. In realtà un po' il mestiere dell'attore è questo, nel senso che ci piace mimetizzarsi dentro qualcos'altro, dentro a qualcun altro. Al doppiaggio addirittura ci mimetizziamo dentro il corpo di qualcun altro, no? Proprio il massimo. Però certo, a me piacerebbe doppiare delle cose che sono lontane da me, ma mi rendo conto subito che sarebbe impossibile, quindi me lo dico, ma poi dico, vabbè, non me lo dico manco più, insomma, non so Fabrizio. Guarda, io ci sono attori straordinari che non so cosa darei per doppiare, ma mi rendo conto di avere una vocalità tale che non li posso, io John Turturro pagherei proprio di mio per doppiarlo. Ma se io doppio Turturro, tu dici, oddio, mi sta parlando, chi è? Un'altra parte. Non è possibile. Certo, però, sì, ha voglia se mi piacerebbe. No, e per quanto riguarda questa cosa del, appunto, di sostituire un attore che purtroppo non può più doppiarlo perché non c'è più, appunto, il mio caso è uno di quelli, mi sono trovato veramente in una situazione anche un po' imbarazzante nel dover sostituire Roberto Del Giudice, appunto, come voce di Lupin, perché io onestamente sono sempre molto distratto, prima con lei mi sono presentato 3 volte, insomma non è possibile, sono proprio un disastro. Al di là di questo, insomma, mi chiamano per fare il provino per Lupin
e per me Lupin era Arsenio Lupin, cioè era il ladro famoso, no? Che poi in effetti è questo, ma non conosce, lo dico sinceramente, ma qui mi vergogno davanti a tutti perché poi l'ho studiato, giuro, ma non avevo mai visto il cartone. Quando mi hanno chiamato per fare il provino, ovviamente mi ha preso proprio una paura grandissima, perché ho detto, ma non lo conosco, Roberto, ma Roberto era bravissimo, come faccio? Sono andato su YouTube, mi sono guardato le puntate, eccetera, così. E poi ho pensato, io vabbè, mi butto, vado lì, avendolo sentito e cercando di capire anche dal visivo. Oltretutto Roberto era un mio carissimo amico, per cui avevo un'emozione in più, no? E tra l'altro anche un imbarazzo in più a pensare di doverlo sostituire. Poi quando ho vinto il provino, al di là del fatto che mi sono detto ma sarò all'altezza, perché che ne sai, il provino sono tre anelli, cioè fai tre anelli, ma lui aveva fatto anni e anni di Lupin e aveva portato al successo in Italia questa serie, per cui insomma era un'eredità pesante. Però poi mi sono detto vabbè, qualcuno dovrà pur farlo. E a quel punto mi sono sentito come quello più giusto, perché ho detto, senti, io e Roberto eravamo simili per tanti versi, avevamo tante affinità, eravamo amici. Lui tra l'altro, quando io iniziai, mi affidò il personaggio di un cartone sui Beatles, che poi non feci mai perché ero in tournée col teatro, io ho sempre fatto teatro insieme al doppiaggio, e ho detto, ma vabbè, dico, lo farò. Insomma, alla fine, quando è andata bene, insomma, oramai sono al sesto, settimo film, non so, quindi ho detto, vabbè. Poi leggo, oramai con internet, in tempo reale, no? Non mi mandano al diavolo, anzi, sono contenti, quindi dico, va bene, va. Allora, come dire, però effettivamente la mia voce con quella di Roberto avevano molte affinità. Anche lui era uno che era sempre stato considerato vocalmente più giovane della sua età, un po' come me, insomma, che sono un vecchio, ma vabbè, tutto qui. Volete chiedere qualcosa? Allora, la mia domanda è per il signor Pucci. Dunque, lei doppia Thorin Scudo di Quercia nell'Hobbit, a mio parere meravigliosamente. Insomma, Richard Armitage è noto particolarmente per essere un attore dotato di una voce particolare. E, diciamo, sin dall'inizio sono stata curiosa di sapere, insomma, se subito è riuscito a trovare, diciamo, un incontro con il modo di interpretare il personaggio di Richard, oppure se magari c'è stata qualche difficoltà, oppure un punto in cui è dovuto partire da zero. Non l'avevo mai doppiato Armitage, tant'è che l'ha doppiato Ian Sante, infatti. Però in effetti, se tu senti la voce in originale di Armitage, non c'entra niente con quella di Christian. C'ha una voce che è una cannone, una cosa pazzesca, c'ha proprio il... Sì, molto profonda, infatti. Molto profonda. Per cui mi ci sono trovato abbastanza subito, cioè è proprio sulle mie corde, è proprio il tipo di attore che io doppio normalmente, insomma, con basse molto profonde, con una recitazione classica, se vogliamo. Non ho fatto una gran fatica. È faticoso perché comunque lui è un bravissimo attore e stargli appresso non è semplicissimo. Questo è un altro discorso, ma vocalmente non ho fatto grande fatica. Grazie. Posso? Allora, la stessa domanda che ho fatto a Francesco ieri. Il personaggio che vi è piaciuto di più doppiare, il più difficile e il più odiato? Grazie. Allora, aspetta, ripartiamo. Il personaggio che è piaciuto di più doppiare. Vabbè, allora, sicuramente, ma questo anche credo che sia legato un po' al mio passato fumettaro, e ovviamente Wolverine. Io sono proprio un nerd, proprio da ragazzino mi leggevo tutto, Spider-Man, X-Men, eccetera. E
non ho mai pensato, mentre leggevo quei fumetti, che avrei un giorno interpretato Wolverine, figuriamoci. Però quando poi me l'hanno proposto ho detto come? Quanto vi devo dare? Quindi mi diverto molto a doppiare Wolverine e mi diverto molto a doppiare Hugh Jackman, che ormai conosco talmente bene che veramente mi sento un pezzetto di lui. Ma perché se tu la senti in originale abbiamo una voce veramente molto 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 simile. E poi dicevi quale? Il più difficile. Più difficile sicuramente Russell Crowe in A Beautiful Mind. Perché dovevo trovare una dissociazione. A parte poi la difficoltà di prendere un personaggio dall'età dell'università e portarlo fino alla vecchiaia. Io le ultime, diciamo, le scene finali, quando lui era vecchio, le ho interpretate con un paradenti da pugile, per riprodurre la difficoltà un po' della dentiera, che non è facile, invecchiarsi senza diventare macchietta. Cosa non si fa, vecchio, che una cosa terribile, no? Quindi è stato molto difficile. E poi è stato molto difficile con Fiamma Izzo, mia ex cognata, peraltro, che mi ha fatto delle cose terribili, mi ha anche legato, perché lei tende a riprodurre quello che succede nel film. C'è la scena in cui lui sta con la cintura, con la camicia di forza che cade mentre parla, e io ho dovuto recitare legato per terra col microfono messo a terra, sì. E comunque era un personaggio di una difficoltà pazzesca, cioè fare uno schizofrenico è difficile, era un personaggio complicatissimo in cui rischiavo sempre di andare oltre, di fare qualche cosa che diventasse appunto un po' cartone. Ovviamente non volevo farlo, anzi io all'inizio, quando vinsi il provino per fare il film, l'ho visto in originale, mi sono alzato e ho detto vabbè, io non ci riuscirò mai a farlo così. Poi invece è andata bene. E il più odiato? Il più odiato purtroppo è anche quello legato anche per me a un amico che se ne andò, che era Claudio Capone. E noi eravamo molto amici con Claudio e quando morì mi chiamarono per doppiare Ridge, e io non lo volevo doppiare in nessun modo, proprio non mi hanno dovuto veramente inseguire, perché mi faceva purtroppo pressione. Poi era troppo legato a lui, anche se io l'avevo già doppiato Ron Moss in due sceneggiati, però Ron Moss è Ridge fondamentalmente, fino a che non mi contattò il funzionario di Mediaset, mi invitò a cena, mi disse Fabrizio parliamone, e mi convinse dicendomi guarda, secondo me Claudio, proprio perché eravate molto amici, forse sarebbe stato contento che fossi proprio tu a prendere il suo posto. Devo dire, alla fine l'ho fatto, ma se c'è un attore che veramente è tosto da doppiare è proprio Ron Moss. Non lo sopporto adesso ne sì. Pensavo di averla scappare. Adesso uno per volta, perché io dimentico proprio nel tempo quello che mi è piaciuto di più. Allora, me ne è piaciuto uno di più, ma non ne ho avuto proprio la certezza mentre lo doppiavo, ma diciamo negli anni. Io ho doppiato un personaggio che mi ha dato lustro presso i ragazzi, ma presso anche quelli che non sono più tanto ragazzi, visto che sto vecchio, che è Gigi La Trottola. Allora, Gigi La Trottola è un personaggio incredibile. Io l'ho doppiato tutto su un televisorino piccolo così, in 3 mesi della mia vita, tipo 9 ore al giorno in corona separata, da solo così, e non capivo niente di quello che stavo facendo. Cioè, andavo
piano piano devo dire che lui era talmente simpatico che mi si è portato dentro, quindi, cioè, io sono entrato in simbiosi con Gigi Adrottola, tanto che io mi sento un po' Gigi Adrottola oggi, anzi forse io sono proprio Gigi Adrottola, se ci penso. E quindi questo personaggio mi ha un po' inseguito anche nella vita, poi nella vita mia professionale. Oggi se vado al bar dico: senta, vorrei un cappuccino, Gigi Adrottola. Cioè, recito, che ne so, con la regia di Streller in giro per il mondo. No, in giro per il mondo no, perché non ascoltano Gigi Adrottola in italiano, ma in Italia mi è successo in vari teatri di persone che sono venute a farmi i complimenti non tanto per lo spettacolo che avevano appena visto quanto per Gigi Adrottola. E allora ho capito che era veramente grande Gigi. Ho detto: grazie Gigi. E quindi diciamo che questo è il personaggio che per simpatia gli voglio proprio bene. Ecco, proprio gli voglio molto bene. L'altro personaggio? Difficile. E quello più difficile è quello che ho detto prima. Che praticamente appunto Hedwig, la diva con qualcosa in più. Perché era un personaggio, innanzitutto perché era dissacrante. Io sono uno piuttosto classico, diciamo così, sono uno della norma. Lui invece era una roba incredibile, insomma, stava nell'ambito del rock, era mezzo uomo, mezza donna, non si capiva, a volte era più uomo, a volte era più donna, insomma era uno che era proprio lontano da me, e ho dovuto trovare dentro di me quelle corde. Quindi ci sono degli anelli, gli anelli sono degli spezzoni di scena che per me sono stati più semplici perché erano più in sintonia con quello che sono io dentro, ma degli altri sono stati molto faticosi. Però il film doveva essere tutto giusto, quindi insomma ho faticato non poco a farlo, però sono contento perché poi mi sono stati portati i complimenti addirittura del protagonista, nonché regista, nonché interprete, che mi ha detto che insomma era perfetto, quindi è stato bello, però molto difficile. Il più odiato invece, questo me lo ricordo, è una cosa che ho doppiato, diciamo, un paio d'anni fa, ed era una specie, veramente non ci ho capito nulla, era una sorta di telenovela dove il mio personaggio era un arabo sui 60 anni, quindi lontanissimo, ma non perché io ci sono molto vicino, io ne ho 58, però se Fabrizio forse, se mi dovesse chiamare a fare un 60enne, non mi chiamerebbe. Quindi invece lì mi avevano chiamato a fare un 60enne arabo e dovevo parlare con un accento arabo, ed era, doveva essere anche adattato malissimo ovviamente essendo una telenovela, e io devo dire che ho faticato parecchio e l'ho odiato perché non mi piaceva. Cioè i primi episodi li ho doppiati con una straordinaria direttrice che è Roberta Greganti, e mi sono divertito come un pazzo. Gli altri, non dico con chi l'ho doppiato, mi sono divertito molto meno. Per cui insomma, basta, tutto questo. Dunque, ci dicono che dobbiamo chiudere. Va bene. Si è fatta una certa? Si è fatta una certa, quindi manco l'ultima domanda. Un piccolo riassunto. Dunque, dizione, recitazione, determinazione, passione. E una volta che si è diventati doppiatori, che si frequenta questo bellissimo mondo, avviene che si proclama lo sciopero. Perché? Che succede? Perché noi che siamo più o meno addetti ai lavori possiamo capirlo, ma le persone dicono: e mo perché mi devo vedere i sottotitoli? Che hanno detto: hanno fatto pure lo sciopero dei doppiatori. Mamma mia, era una cosa così facile doppiare. Allora, lo sciopero, non è stato neanche dei più lunghi questo, abbiamo fatto anche uno sciopero tanti anni fa che durò 3 mesi, quello fu veramente uno tosto. Il problema che quasi nessuno sa è che a fronte di quelle che sono le punte di diamante, i grandi nomi, i grandi doppiatori che effettivamente
guadagnano bene, intendiamoci, miliardario non c'è diventato mai nessuno in questo mestiere, però sicuramente guadagnano cifre più che dignitose. Ma stiamo parlando di una realtà di una trentina, quarantina di persone in un ambiente lavorativo che ne conta almeno 500, 600 tra Roma, Milano, Torino e altre realtà un pochino più periferiche come Verona, come Bologna, e l'80% di queste persone veramente fanno fatica ad andare avanti. Noi abbiamo un'immagine molto patinata di questo mondo del doppiaggio in cui tutti sono ricchissimi, tutti stanno benissimo, tutti si possono permettere qualunque cosa. Non è vero. Una piccola percentuale sì, il resto è la normalità, è il quotidiano, è l'impiegatizio, se vogliamo chiamarlo così, cioè persone che veramente con cifre piuttosto risicate devono far andare avanti famiglie, cose, figli, eccetera. A fronte di questo c'è una pressione fiscale altissima e una erosione sempre maggiore dei guadagni, per cui le aziende, le grandi aziende di distribuzione, le televisioni, eccetera, tendono a pagarti sempre di meno, cercano di pagarti sempre di meno, fino a che si arriva a dei punti di frattura. Quando si esagera, a un certo punto succede che la gente si rompe le scatole, dice benissimo. Allora a questo punto, se siamo arrivati al muro contro muro, che muro contro muro sia? E in questa circostanza siamo riusciti a stringere molto i tempi perché le uscite dei film, delle serie, eccetera, è tutto sempre molto rapido. Cioè un film si finisce di doppiare oggi e spesso esce tra una settimana, per cui se tu fermi una settimana fai dei danni. Siamo stati costretti a farlo per questo motivo, perché la controparte si è irrigidita a tal punto ed è arrivata a un tale punto di pressione per cui il mondo del doppiaggio si è dovuto fermare. E ricordatevi che il mondo del doppiaggio non è soltanto i doppiatori, ma sono i fonici di doppiaggio, sono le assistenti, sono i dialoghisti, sono i traduttori. Oggi un fonico di doppiaggio che lavora 9-12 ore al giorno, se porta a casa 800-900 euro al mese è tanto. È per questo che i doppiatori si sono fermati. Ma solo per questo, non è stato uno sciopero dei ricchi, non è così, anche perché fondamentalmente i tra virgolette ricchi di questo settore se ne possono fregare, perché non vengono pagati a contratto nazionale. Normalmente quando tu fai un film non prendi la paga base, tratti una tua personale base, un cachet tuo. Ci siamo fermati perché veramente tutta la categoria stava facendo una gran sofferenza. Io a questo punto devo chiudere e prima di passare la parola a Maria Carla, cattivissima Maria Carla, ringrazio Stefano Onofri, Fabrizio Pucci. Grazie a voi. Grazie. Di questo bellissimo incontro, sperando che ce ne siano degli altri in futuro. Grazie al Salerno in Fantasy, grazie a voi. Maria Carla? Sì, volevo fare l'ultima cosa alla mia giovane Roberta Romano. Volevo fare una piccola comunicazione.